Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Amber the Gamer e questo è un nuovo episodio di Ark ambientato sulla mappa di Dissenter. Oh, aiuto, che lavorone l'ultima volta, ragazzi, che lavorone, però la soddisfazione. Cioè, guarda la casetta, che super faiga che è, che super faiga. Sì, per il giro della casa adesso ci prendiamo un attimo Clark, che è giusto un po' più veloce della nostra Jo. Allora, adesso vi faccio vedere cosa abbiamo combinato in casa mentre non eravamo in registrazione. Stai scherzando, mi è entrato un dodo in casa. No, mi è entrato un dodo in casa. Ma ti... cioè, stiamo scherzando, Lillo? No, questa è... cioè, no, violazione di domicilio. Violazione di domicilio, sono autorizzata ad utilizzare la violenza per scacciarti. No, ma dai. Ma no. Questo perché ho lasciato la porta aperta, sono una pillona. Va bene, ok. Rimani lì, tanto poi ti addomesticheremo a te. Sì, no, ragazzi, la questione dodo sta diventando preoccupante. Stanno veramente aumentando tanto. Comunque, detto ciò, qui manca ancora la porta, però noi ci siamo fatti intanto il terrazzino. Super carino. Ora, chissà se si possono fare delle sdraio. Potremmo prendere qua il sole mentre guardiamo la faccia inquietante di Batman con gli occhi infuocati. No, anche no. Ok. Allora, qui ci siamo fatti la nostra zona notte, ovvero due letti messi vicino per sembrare un letto grande, brutto, sgrauso, terribile, triste, ok? Poi qui ci siamo messi un paio di armadi dove qua, se non sbaglio, stavo mettendo i vestiti. Sì, esatto, i vestiti del nostro gioco li mettiamo tutti lì. E qua sto mettendo cose che non so cosa servono, che sono tipo trofei, cose del genere. Poi mi studierò dove metterle, ora non lo so. Poi qui abbiamo la nostra scrivania, ci manca ancora la sedia, ma datemi tempo, piano piano allestiamo tutto. Qui mi sono fatta il baule dei giochi, quindi ci siamo messi tutte quelle cose che effettivamente, compreso una libreria, però un po' di cose che effettivamente non ci servono a niente di realmente utile, quindi è la scatola dei giochi, sì, anche il nostro Jack ha la scatola dei giochi. E qui invece la nostra libreria, che al momento è... ah no, non è vuota, c'è qualcosina. Ah, ci sono un po' di blueprint, ok, vabbè, sono praticamente delle... come se fossero delle istruzioni che vi permettono di costruire delle cose che magari non avete ancora acquistato con gli engram. Se non ricordo male dovrebbero essere questi i blueprint. Però vabbè, per ora non mi interessano tanto quella roba, per ora non la facciamo. E poi stop, la cucina è rimasta la stessa, anche se volevo modificare un pochino la posizione dei fuochi, forse metterle qua, non lo so. Va bene, ci pensiamo. E intanto vi faccio vedere il resto. Ok, allora qui come vedete il ponte è finito, c'è voluta una marea di tempo, una marea di roccia soprattutto, ma veramente tanta roccia, però... finalmente abbiamo finito il ponte, non so ancora se farci una ringhierina, dico la verità. In realtà stavo pensando più che altro di mettere delle scalette ogni tanto, così se per caso dovessi cadere in acqua almeno risalgo facilmente senza dover nuotare avanti e indietro in continuazione. Però vabbè, la zattera l'abbiamo messa qui, sì, come vedete è praticamente a terra, perché avevo il terrore che mi arrivasse il Lixictis a cercare di buttarla giù mentre magari non c'ero, e quindi l'ho parcheggiata letteralmente sulla terraferma, cioè effettivamente siamo sulla terraferma, sì. La zattera ovviamente l'abbiamo svuotata di praticamente tutto, nel senso abbiamo lasciato tutti gli armadi, tutte le cose che già ci eravamo costruiti, però non ho i frigoriferi in funzione, non ho lasciato niente qua dentro, mi sono portata tutto in casa. Se un giorno, anzi quando un giorno riprenderemo la zattera per le nostre avventure in mare, allora la riempiremo nuovamente di tutto ciò che ci occorrerà al momento. Ah, poi nel frattempo ho continuato un pochino la costruzione delle mura sott'acqua, o meglio ho messo le fondamenta, però mi sono accorta che di qua stanno venendo tipo storte e prima o poi si intersecheranno malissimo con il ponte, e di là, non lo so, di là forse non arrivano fino al ponte, però sono comunque storte. E quindi mi sa che le faccio ancora per un po' le mura e poi vi lasciamo il libero passaggio e ci metteremo magari qualche squaletto, qualche megalodonte o un giorno che forse se Dio vuole riusciremo a prendere anche il plesiosauro, magari ci prenderemo anche il plesiosauro e lo metteremo lì a difesa per chiunque, qualunque bestia volesse arrivare dal mare per attaccarci. Dodo, oddio quanti dodo, guarda laggiù, ce n'è due lì, due qui, altri due lì, un altro in casa, ma
Ma basta, ma cos'è questa invasione? Ma da dove passano soprattutto? No, perché allora qua stanno passando da qualche parte. Non è possibile perché non. Ah, scusa, Jack, cioè, se te abbi pazienza, vedi. Ok. E, no, dicevo, da qualche parte devono passare. Perché da quello che io so, nel momento in cui noi mettiamo le mura, le bestie non ci possono spawnare da sole dentro le nostre recinzioni. Quindi, se questi sono entrati dentro casa, è perché c'è un passaggio, ok, dal mare? Cioè, davvero, si sono buttati in acqua solo per entrare in casa mia? Secondo me è più probabile tipo che stiano passando da qua sotto. Ci passa il dodo da qua sotto? Secondo me sì, dannazione. Vabbè, ora troveremo una soluzione per i dodo. Ah, abbiamo completato anche la nostra rampa dinosauri. Come vedete, così ci possiamo fare i tuffi. A proposito, Delta, Delta, Delta! Vieni, 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 c'ho un'idea, c'ho un'idea. Vieni che facciamo vedere come tu sei brava a fare il tuffo a bomba. No, Delta è fantastica facendo il tuffo a bomba, cioè tira proprio sulle zampe, guarda. Cioè guarda! Boom! E si fa proprio il tuffo a bomba, è troppo bellina. Peccato che non andiamo giù giù in acqua, ci cioè, rimane un po' galleggiante. E poi scodinzola un pochino tipo coccodrillo mentre nuota. E il saltino, ovviamente, prima di salire sulla terraferma, ci sta il saltino. Fammelo riprovare, vediamo se riesco a farti. No, 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 aspetta, aspetta. Prendiamo una rincorsa bellina. Vediamo se riesco a farti fare un bel tuffo a bomba. Sì! Splash! Super tuffo bomba! No, vabbè, bellissimo. Ok, passeremo i prossimi 30.000 episodi così. Io e Delta che prendiamo la rincorsa e ci buttiamo giù per fare il tuffo a bomba. È bellissimo, è bellissimo. Ok, devo fare la prova col triceratopo. Abbiate pazienza, ma io devo fare la prova col triceratopo. Ah, ci passa anche lui da qua. Bene, bene. Temevo di no. Invece ci passa proprio tranquillo. Vai, buttati! Vabbè, non è che abbia fatto proprio un tuffo a bomba, eh. Cioè, è proprio caduta lei. Vabbè, povera Tricky. Si è un po' suicidata in acqua, in realtà. Delta, poverina, ci ha fatto sto saltone, ha tirato sulle zampe proprio niente, campionessa olimpionica di tuffo a bomba. Va bene, ok, basta cacchiate, lo so, io perdo sempre un sacco di tempo su sto gioco. Togliamo intanto queste erbacce, grazie, perché qua ci vogliamo costruire anche pietre, togliamole. No, queste non si possono togliere, ok. Qua ci volevo fare la serra, quindi andiamo a prenderci un po' di materiali che... E a Jack ci siamo già preparati, sempre andando avanti e indietro con Penny da qua all'isolotto laggiù. E ragazzi, davvero, io ci metto molto meno tempo ad andare con Penny fino laggiù piuttosto che con Joe. Cioè, è incredibile, il castoro è veramente più veloce in acqua rispetto all'Argentavis per aria. L'Argentavis è lentissimo, ci metto un giorno e mezzo ad arrivare. Con Penny, tipo 5 secondi siamo arrivati, è fantastica, l'adoro. Va bene, dicevamo, dicevamo però, mettiamoci a costruire che sennò qua non riusciamo. Allora, io ne ho fatte 12. Aspetta, che avevamo il progetto anche per questa. Vedete, ci siamo craftati un po' di cose. Non riusciamo a finire la serra oggi, ve lo dico, perché ci mancano i cristalli. Devo andarne a recuperare ancora un bel po'. Iniziamo a piazzarci le nostre fondamenta per farci la nostra. Oddio, no, aspetta, 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 non mi ricordo l'altezza. Non mi ricordo l'altezza. Iniziamo a piazzarci le fondamenta per farci la nostra serra. Per farci la nostra serra. Allora, io non mi ricordo a che altezza la volevo fare. Scusa, Clark, abbi pazienza. Clark, livello 111. Oh, ma che bravino che sei. Clark, livello 111. Non è che mi fai dare un'occhiata allora. Mi sa che la facciamo il più vicino possibile alla spiaggia, così non ci dobbiamo strippare troppo. Sì, strippare troppo con la questione tubi e innaffiazione, ecco. Innaffiamento, l'innaffiamento di tutte le cose. Allora, mettiamola tipo qui. Ok, dai, la prima piazzata. L'importante è piazzare la prima, poi il resto viene da sé. Ah, ma qua si compenetra. No, che brutto. Ma perché ti devi compenetrare così? Uffa. Ok. E vabbè, niente, si compenetrano male. Ma... No, e perché di qua non mi fai costruire? Scusa. No, dai, fammi recuperare. Aspetta, aspetta. No, 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 no. Prima che sparisca la possibilità di recuperarmi tutto. Che ce le ho giuste, giuste. Io queste ce le ho giuste, giuste. Non ho voglia di rifarle. 8 secondi. Ok. Perché non ti piace? Perché è in discesa. Ma che... Ma che bello, Ark. Ma che bello. Va, prendiamoci rocce intanto. Proviamo allora a partire da qui.
tipo così ti piace un po' di più? Sì, siamo un po' tanto lontani, ma non importa. Io volevo essere un pochino più vicino all'acqua, in realtà. E di qua non mi fa costruire. No, vabbè, ma che parto, ragazzi, ma che parto! No, 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 oh, uffa, una me la fa distruggere. Ma porca miseria, ti odio. Niente, una distrutta. E dove cacchio lo faccio io? Mi serve una zona in piano. Come mi comporto? No, ma non dirmi che mi devo fare la parte rialzata anche qui. Cioè, mi devo davvero fare tipo come la casa, cioè con tutti i pilastri. No, ti prego, abbi pietà. Ok, tipo qua può essere abbastanza in piano per te. Mamma mia, che ombra che c'è però qui. Cos'hai, sete? Sì, Jack, scusami, hai sete. No, ma dai, ma non è mica tanto giusta questa cosa. Io non sono contenta. Non sono per niente contenta di non poter costruire la serra di là. Uffa. Va bene, vediamo di piazzarla tipo qua. Qua mi sembra abbastanza. Sì, in piano, dai, qua è in piano. Non puoi rompermi le scatole qui, ti prego. Ok, di qua forse ce le sta facendo mettere tutte. Io sto facendo in fretta perché. No, 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 ti prego. Posso toglierla? Oh, sì, posso toglierla. Me la fai piazzare adesso? No. Cos'è che ti ostruisce? Io ti ostruisco, porca miseria, ti ostruisco io adesso. Almeno queste due me le posso riprendere, che provo a costruire dall'altro lato. Ma di qua abbiamo poco spazio. No, di qua sì, ok, perfetto. Oddio, i traumi, Ark, però. No, dai. Di qua, di qua, di qua. Ah, giusto, cosa ci manca per costruire? Perché io me le ho fatte giuste, giuste. E quindi ora mi manca un pezzo per costruire. Cosa ci manca? Ah, tutto, tutto, pietra, paglia, tutto, tutto, bene, bene. Ah, fammi vedere. Ah, no, aspetta, aspetta, forse ce n'avevo una in casa. Ah, ops, dio il saltone, dio il saltone. Aspetta che forse ce n'avevo una in casa, un paio in casa, forse, forse, non sono sicura. Ah, no, l'avevo usata qui, perché? Ah, ho messo questo schifo qua per fare un finto gradino. È vero, me l'ero dimenticata. Fuori registrazione, non mi piaceva lo spazio che c'era tra l'ultimo gradino o il primo gradino, dipende dai punti di vista. Comunque, tra il gradino qua più in basso, e la sabbia, perché c'era uno spazietto ed era brutto brutto. E allora ci ho piazzato questo sotto. No, vabbè, non ho parole, ma che tristezza, che tristezza. Ok, anche l'ultima. È piazzata, alleluia, alleluia. Fammi vedere un attimo com'è venuta di qua la situazione. È un po' sporgente. Sporge un angolino qui, ma va bene, non importa. Non importa. Ma dimmi te se non mi può far costruire. No, vabbè. Non è giusto, non è giusto. Non è assolutamente giusto. Guarda com'è lontana. Cioè, l'unico posto in piano davvero era questo, così tanto vicino alle mura esterne. Oh, vabbè, dai, siamo abbastanza vicino all'acqua. Facciamo che ci accontentiamo, dai, ci accontentiamo. Ok, vediamo di iniziare a prepararci le pareti, sistemarle quantomeno e vorrei dare il via alle coltivazioni. Io mi servono le narcoberry, non so. No, 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 fermo, fermo, fermo. Aspetta che io sto facendo la gnobba e quindi sbaglio, ok. A me servono narcoberry, non so se l'ho già detto, ma sono alla disperata ricerca di narcoberry perché me le hanno veramente finite tutte. Oh, ne abbiamo pocherrime. E io devo fare un po' di narcotici, un po' tanti. Ok, allora, qui siamo a posto, la serra dovrebbe essere questa in teoria. Sì, dai, dai, potrebbe non venire male, potrebbe non venire male. E piove, grazie a Dio, stai piovendo proprio ora, guarda. Perché tanto noi il tetto per ora non lo chiudiamo, ma lo lasciamo a così, aperto, così ci entra l'acqua e non c'è bisogno di irrigare per il momento. Ups, si arrabbia Jack come al solito quando non riesce a piazzare le cose. Ok. Allora qua in teoria poi ci dobbiamo mettere le nostre semenze e farci spuntare le piantine. Tutte piantine legali, ragazzi, tutte piantine legali.
si sa mai, non vorrei mai che si pensasse male che io e Jack ci facciamo la piantagione di marijuana. No, no, perché qua ti piace, qua no? Ok, perfetto, quant'è che siamo riusciti a metterne? 1, 2, 3, 4, 5, wow, 5 per lato, non credevo. Ah, ne ho giusto 5 per lato, ah, io ne volevo mettere anche tipo 2 qua, ci staranno. Tipo, no, no, vabbè, per ora non le mettiamo, facciamo che per ora le mettiamo effettivamente solo all'estremità. Sì, lo so, mi potevo fare le cose più grandi. No, vabbè, ci spuntano le piantine. Che cacchiata. Volevo farli un po' più grandi in realtà le zone di coltivazione, però boh, richiedevano in realtà pochi materiali in più, ma non ne avevo voglia. Volevo fare abbastanza in fretta perché, ripeto, se non si fosse capito, mi servono tante narcoberry, tante. Ok, dai, 5-5 li abbiamo piazzati. Non male, non male, non male. Qua mi dice come not irrigated. Ah, sì, ok, sta aumentando, vedete, not irrigated, ma 4 c'è, 115 irrigato su 400 massimo di irrigazione che può raggiungere? Boh, vabbè. No, non mi faccio troppe domande, non mi voglio fare troppe domande. Ok, allora, quindi questa sarà la nostra serra. Noi adesso ci prepariamo un attimino due cose perché dobbiamo piazzare anche la roba per fare il fertilizzante, sì, dove dovremo mettere la cacca delle bestie. Tanta tanta cacca, ma non c'è problema perché tanto qua cagano tutti come se non ci fosse un domani, quindi avremo tanta cacca da raccogliere. Yuppie, che bello! Quindi noi ci raccogliamo adesso un po' di cacca, la mettiamo, ci piazzeremo poi il coso, la baule lì, che cos'è per farsi il fertilizzante, e poi inizieremo a concimare e a piantare un paio di semini. E vediamo se ci cresce qualcosa di bello qui. Ok, allora io avrei voluto fare una cosa molto molto figa, che è questa, ovvero riempire, circondare più che altro la nostra zona. Coltivazioni, quindi la nostra serra di altre fondamenta e poi intorno metterci tutti i composting bin, quindi tutte le attrezzature per poter fare tutti i fertilizzanti da mettere qua dentro. Ovviamente Ark mi rema contro e quindi qua non mi fa piazzare la base, ma non solo di qua, anche di qua. Ma perché? Cioè, non è giusto. Non capisco, uffa, non è per niente giusto tutto ciò. Va bene, quindi per riuscire a girare, gli ostacoli che Ark ci cerca di metterci a ogni episodio, io ho deciso di fare a così. Io mi riempo di tetti, perché ho visto che i tetti mi stanno salvando le chiappe molto molto spesso quando si tratta di costruzioni. Oh! Sì, sotto si vede, è vero, fa un po' schifo, però non ho trovato un altro modo. Fammi vedere se c'avevo una scala che l'avevo presa. Sì, c'ho anche la scaletta. Me li metti due scalini qua? Sì. Ok, due scalini ce l'ho, poi semmai ne metto altri qua e intanto qui volevo piazzarci, eccole, queste. Ci sono già le mosche che girano? No, ok. Le mettiamo tipo all'ingresso. No, che schifo però all'ingresso. Cioè, appena ti avvicini alla serra, la puzza incredibile. No, facciamo che li mettiamo a lato di qua. Tipo così. Sì. Ok. Sa che ne ho fatte solo due per ora. Sì, io sbaglio fisso i pulsanti, ma vabbè, ormai è uno standard. Me lo puoi piazzare? Ho visto che me lo potevi far piazzare un secondo fa. Ok. Ok, per ora abbiamo questi due e adesso li dobbiamo riempire di paglia e di cacca, però al momento io cacca non ne ho. Quindi piano piano cercheremo di organizzarci per raccogliere la cacca. Guarda, guarda che ho visto cacca. Ho visto paracetamolo che faceva cacca. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, fammela raccogliere. Aspetta, aspetta. E un'altra cacca. Nessun altro fa cacca? No? Sì, anche Tricky ha fatto cacca. Fammela raccogliere, mia mia la cacca. Ok, mia cacca, bene. Qualcun altro? No? Ok, va bene. Per ora abbiamo questa cacca. Iniziamo. Aspetta, ho sentito il verso da cacca. Chi ha fatto? Ho sentito un verso da cacca. No? Mi sono illusa? Sì, mi sono illusa. No, mi era sembrato di sentire il versetto che... Aspetta! No.
No, stava mangiando. Ok. Era il Velociraptor. Dodo. Oh mio Dio. Io ho già rinchiuso un po' di dodo fuori registrazione nella zona domesticamento perché ce li avevo continuamente tra i piedi. Ora li voglio andare a prendere tutti e vedere davvero quanti sono. Laggiù cos'è c'è, scusa? Ah, ok. No, quella dovrebbe essere una bestia tranquilla. Mi fai vedere attraverso la parete col binocolo tu? No, non mi dà le indicazioni. Però va bene. È quella bestia abbastanza tranquilla che peraltro ci potremmo addomesticare se è di un bel livello. Fammi vedere, aspetta, aspetta che esco. Dove sei? Oi, ti ho visto, bestia. Dove sei? Ah, laggiù, ok. Sembravi più vicino da dentro casa. Ah, l'iguanodonte, livello 19, però. Non è che mi faccia impazzire un livello 19. No, lo lasciamo lì a farsi i fattacci suoi. Porta, chiuditi, porta. Porta, chiuditi. Ah. Sì, ma non come fuori, ma porca. Ti chiudi, oh grazie, aiuto. Oggi Ark, cioè non oggi, è sempre così in realtà, però oggi più del solito mi sta facendo sclerare tanto tanto. E Jack, pure Jack, mi raccomando, non ci, cioè, non ci bastava tutto quello che succede, tu devi avere anche fame. Ok, allora, vediamo adesso di piazzarci un pochino di bacche narcotizzanti. No, no, l'ho mangiata. Sì, l'ho mangiata. Mi sono appena mangiato un seme di narcoberry. Avrà un effetto narcotizzante anche il seme? No. Jack sembra stare bene. Ok, no, perfetto. L'ho fatto per testarlo. Volevo capire se effettivamente. Se effettivamente questo cioè, mangiare i semi di narcoberry ci avrebbe fatto. Vabbè, oh, avete capito, dai, non riesco a parlare, sono stanca. Aiuto. È stata una giornata impegnativa nella vita vera oggi. Tanto, tanto impegnativa. Ok. Allora, non mi ricordo come si fanno quindi a mettere. Aspetta. Come faccio a mettere. Ok. Volevo mettere qua. Ok, un seme, perfetto. E un seme c'è. Poi ne mettiamo uno a chi. Allora, nei primi quattro campi, sì, campi, non so come chiamarli, li chiamiamo campi. Nei primi quattro campi abbiamo già messo le nostre narcoberry e qua si sta facendo buio perché vedo le lucine e non c'è più luce, ok. Dicevo quindi, abbiamo messo le nostre narcoberry nei primi quattro, nelle prime quattro zone da coltivazione e adesso ci manca ovviamente il fertilizzante e poi speriamo che piova di nuovo, tanto qua piove ogni due per due e quindi dovrebbe in teoria irrigare tranquillamente i nostri campi. A questo punto l'armadio io me lo piazzo qua all'ingresso e qua ci metteremo tutto quello che ci serve per tipo magari i semi, ci mettiamo tutta la cacca e la paglia più il fertilizzante che produrranno questi due cosi. Poi magari qua ne mettiamo ancora un po' appena abbiamo un po' più di bestie cagone da cui ra a raccogliere, attingere per fare il fertilizzante. Ora, ops, prima che si faccia totalmente buio, io non veda più una cippa. Volevo finire di raccogliermi i dodo sparsi per la base e metterli tutti nella zona addomesticamento. E poi chissà, chissà che non ce li addomestichiamo direttamente lì, già che ci siamo. Non che serva tanto in realtà, cioè non ha molto senso addomesticare i dodo là dentro, dico la verità. È giusto per averli tutti insieme, me li addomestico molto rapidamente in una zona dove sono tutti molto vicini. Ecco, vedete? Allora già sono 1, 2, 3 e 4. Abbiamo già 4 dodo. Voglio vedere quanti sono. Sono proprio curiosa, tanto tanto. Io li sento, fanno i versi, quindi li sento. No, non vi vedo, ma vi sento. Allora, uno è lì, ok. Tra l'altro questo mi sa che è livello bassissimo. Tipo, mi è sembrato di vedere un 10 quando l'abbiamo acchiappato. Io so che ce n'è ancora qualcuno, l'ho visto. L'ho visto prima. Dove non ce l'avevo io la torcina? Scusate, sì, qua, appunto. Me la fai piazzare per cortesia? Mamma mia. Allora, Dodo. Eccolo qua, lo sentivo io che ce n'era un altro. E poi forse ce n'è anche un altro di là. Non mi sfuggirete, Dodo, non mi sfuggirete, io vi radunerò tutti. Babà che piove, bravo, bravo, bravo Ark che almeno ci innaffi i campi.
Ah, che lampi però, che lampi. Finito coi dodo? Ah no, aspetta, aspetta. Io ne avevo uno in casa di dodo. Come lo tiro fuori? Posso, ma come faccio a tirarlo fuori da qua il dodo? Sei ancora qui? Sì, sei ancora qui. Aveva anche fatto cacca, non ho fatto in tempo a prenderla. Scusa, puoi uscire da casa mia? Ti prego. Ho paura da domesticarlo qua dentro. Secondo me le mie bestie si inquietano. Siamo troppo vicini. Ascolta, fammi vedere se ho le bacche. Sì, ce l'ho. Ma. Oh, guarda i tuoni. Ma ci riusciamo a stendere il dodo? Non ci vedo una cippa qua dentro, però. Oh, vabbè, ascolta. Le bestie là fuori non dovrebbero incacchiarsi. Io ci provo. Gli tiro il pugno e vedo che succede. Ma. Ah, però non ci vedo. Altra caca. Bene, i dodo cagano un sacco. Questo ci sarà molto utile. Però. Cioè, cosa faccio? Lo prendo tipo a colpi così? O co Che ho fatto? Ho lanciato la torcia. Si può fare questa cosa? No, aspetta, non la sapevo mica. Posso lanciare la torcia? Ma dai, rimane accesa! No, non la sapevo per niente. È bellissimo. È successo per caso, ma è molto utile. Bene, così non devo prenderti a torciate, anche perché sennò mi si rompe la torcia più velocemente di quanto già non stia facendo. Quindi facciamo così, la teniamo qui e provo a prenderti a pugni. Cici, io spero che non si incacchino i miei dino, abbi pazienza. Tipo. No, mi sale le scale. No, non mi andare al piano di sopra, Dodo. Dodo, scusami, lo so che fa male, lo so che fa male. Però se tu svieni in fretta. Oh, meno male. No, mi è svenuto mezzo nel muro sulle scale. Ma perché, Dodo? Perché mi fai ciò? Va bene. Non dovrebbe essere troppo complicato addomesticare il Dodo. Dai, magna, magna. Ok, sì, è abbastanza rapido l'addomesticamento del dodo. Va bene, lo lasciamo un attimo qui. Ma dimmi te che hai iniziato a salire le scale per sfuggirci. Ma vabbè. Non ne avevo altre baccucce io qua. Volevo dargliene altre perché mi sa che comunque sono un po' poche. Tricky, 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 tu ne avevi, tu ne avevi. Dove sei? Dove sei? Non ti vedo. Ho anche lasciato la torcia dentro. Non sto vedendo niente. Sì, ne aveva un pochino. Ne ha un po' tanti, anche tanti semi, Tricky. Bene, bene, non mi ricordavo. No, vabbè, ma questa cosa della torcia, vi giuro, proprio non la sapevo assolutamente. Me la fai riprendere? Sì. E si spegne però quando la riprendiamo. Va bene. Ah, non ho cibo. Aspetta, 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 fammi. Troppe cose tutte insieme. Ho fame e mi si è addomesticato il dodo. Ciao, dodo! Ma che carino, ma che carino. Aspetta, tanto ora mi dovrebbe seguire. Frigo, frigo, io avevo della carne cotta in frigo, vero? Pesce, va bene pesce, dai. Ci mangiamo un po' di pesce che no, non ci fa male tanto, così variamo un pochino la dieta. Nota, ah, avevo anche un sacco di bacche qua, senza andare a cercarle, vabbè, da tricchi. Ok, queste ce le portiamo nella zona addomesticamento. Anche i fiori nella zona addomesticamento. Anche questi nella zona addomesticamento. Quante cose vanno nella zona addomesticamento perché sono qua? Anche questo e anche questo. Facciamoci un po' d'ordine già che ci siamo. Fuoco, tu avevi carne, no? Fammi vedere tu. No, ok. Mi sa che ci mettiamo a cuocere un po' di carne perché ho visto che le risorse iniziano a scarseggiare, le risorse di cibo per il povero piccolo Jack. E facciamo. Sì, tutta. Dovremmo andare un po' a caccia, mi sa. Dodo? Sei ancora là sopra? Non mi hai seguito, Dodo? No, dove è finito il Dodo? Dodo? No, mi è sparito, ma era qui! Dove cacchio è andato? Non ho visto comparire neanche i messaggi, tipo è morto. Cos'è successo? Dodo? Cioè, ma com'è finito qua sopra? Ma perché sei finito qua sopra? Ma. No, vabbè. Poi tu vuoi stare in casa, vero? Va bene, ascolta, stai in casa, non so che dirti. Statene lì, stai buono. Li abbiamo finiti di raccogliere tutti, Dodo? Mi sembra di sì. Ok, allora i Dodo per fortuna adesso non sono più in mezzo alle scatole, sono tutti qua, più quello addomesticato già in casa. E gli altri li addomestichiamo dopo. Io vorrei riuscire a far spuntare un pochino di narcoberry. Perché a noi servono veramente tantissimo, tantissimo, tantissimo. Allora, qui già una piantina c'è. Ne
perché abbiamo utilizzato abbiamo messo direttamente un po' di cacca qua, cioè io ho buttato per sbaglio in realtà un po' di cacca di qualche dinosauro direttamente sul terriccio, e quindi adesso le piantine, come vedete, stanno spuntando. Però il fertilizzante sicuramente è molto meglio, dura molto di più e ci permette una crescita più rapida. Dannazione, ragazzi, fate cacca, per favore, state sempre cagando, non potreste farne anche adesso. Aspetta, paracetamolo, non mi deludi mai, grazie, grazie. Chi altro fa cacca? Qualcun altro? No. Oh, sì, brava Tricky, bravissima. Bene, bene, tanta cacca, tanta cacca. E beh, gli erbivori, ovviamente, con tutte le fibre che se mangiano, sono quelli che cagano di più. Sì, c'è anche la cacchina qui delle... di stronzina, ups, di stronzone e stronzina, però sono piccoline le loro cacche, quindi mi sa che non ci aiutano tanto. Vediamo, vabbè, io le butto comunque qua dentro. Anzi no, aspetta, facciamo una cosa. Io per iniziare a far crescere le piante li butto, ok, un po' qui. Così almeno, ecco, vedete che ci spunta subito la piantina come gli mettiamo il fertilizzante. E vediamo se cresce qualcosa. Nel frattempo mi sa, facciamo una cosa. Per andare avanti con la costruzione della serra e anche la produzione della serra, cioè di quello che ci darà la serra, mi sa che ci andiamo a cercare una di quelle bestie che fanno tanta tanta cacca. Sono i Fiomia. Ti aumentiamo un pochino il peso. Quanta fame che c'hai, quanta fame che c'hai. Aspetta che ti andiamo a procurare il cibo. Aspetta che ti andiamo a procurare il cibo. Ok, allora andiamo un po' a caccia con la nostra Jo, che ci dobbiamo procurare un po' di carnina. E vediamo se troviamo anche un Fiomia. Dai, così almeno per sto episodio utilizziamo il tempo per fare un po' di addomesticamento. Già il dodo ce lo siamo addomesticato. Avete visto il grandissimo addomesticamento del dodo, Vittoria? Comunque approfittiamo per farci un po' di addomesticamento e anche un po' di costruzione. Cerchiamo magari di finire la serra e tutto il resto. Poi mi è venuta in mente una cosa troppo carina per i dodo. Vorrei fargli una specie di aia, come si fa per le galline, no? Una specie di recinto con anche la parte chiusa. Non lo so, me la sto un po' studiando. Ora vedo cosa riesco a combinare, ma sono proprio curiosa. Voglio vedere cosa ne esce fuori. Ovviamente, come al solito, io e Jack ci faremo il nostro progettino su carta. Poi magari dopo averlo disegnato lo pubblichiamo sulla pagina Facebook. Allora, i Fiomia, se non sbaglio, li avevo visti vicino alla palude. Dovrebbero essere in quella zona. Quindi mi sa che ci avviciniamo là. Non sono sicura di poterli prendere con l'Argentavis, in effetti. Non mi ricordo se li potevo sollevare. Guarda. Vediamo se ci dà qualcosa di interessante e utile. Una sella per un Fiomia, ma guarda, manco farlo apposta. No, vabbè, che culo incredibile, che culo incredibile. Grazie Ark che ogni tanto mi ascolti e decidi di aiutarmi e di venirmi incontro. Ora come minimo mi ha dato la sella e poi addomesticare il Fiomia come sarà una cosa orrenda, bruttissima, ce ne succederanno di tutti i colori, vedrai, vedrai. E beh, Ark non è che ti dà niente per niente, eh. Ma era così lontana la palude? Cosa ci abbiamo ancora fame? Mangiati lo pescio. Mangiati tutto, ok. Eh sì, ci dobbiamo procurare carne. Perché il piccolo Jack ha tanta tanta fame. Oh, che belline le altre costruzioni qui. Ogni volta che le vedo mi piacciono tantissimo. Cioè, le ho già viste, sono un po' tutte uguali in realtà, però non lo so, sono belle lo stesso. Ma qualche dilo antipatico da dare da mangiare alla nostra Jo, no, eh? Ma cavolo, è sempre pieno di dilo. Abbiamo ucciso tutti i dilo di Ark. Mi sa che abbiamo contribuito all'estinzione. Ah no, guarda. Dilo e compi, ma che cosa carina. Ciao Dilo, ciao compi, ciao Dilo, ciao compi, ciao compi. Quanti compi, quanti Dilo, quanti compi e quanti Dilo. Porca miseria, sono tant'errimi. Ok, i compi mi sa che ci sono andati. Quasi tutti, sì. I Dilo ci andranno a breve. Ciao. Eccoli, la strage, guarda la strage. Perfetto, abbiamo tanta tanta carnina da portarci a casa noi.
Andiamo a recuperarci tutto. Non sprechiamo niente noi. Ok. Cioè, guarda anche qua l'esercito di Dodo. Fantastico. Bellissimo. Ce lo faremo anche noi l'esercito di Dodo, mi sa. Ok, è tutta contenta, si mangia un po' di carne. E mi sa che prima di andare a prenderci il Fiommia, ci facciamo un focherello e ci scaldiamo un po' di carne anche per Jack, perché secondo me avrà tanta fame, tanto a breve di nuovo, e noi non abbiamo più scorte, ho finito tutto. Là c'è la coda di un bronto. È un bronto? Vedo una coda gigantissima. Sì, è un bronto. Giusto per curiosità, io i bronto li sto sempre controllando, perché dopo che ho perso quello l'ha mangiato dal T-Rex... Un bronto 55. Ma ciao bronto. Ciao, io vorrei tanto domesticarti, lo sai. Non so che fare. Qua sembra zona... Sì, no, vabbè, non lo dico, qua sembra zona tranquilla, perché anche dell'altra volta sembrava zona tranquilla. Quindi non lo voglio più dire. Allora, vediamo di metterci un focherello a chi. Adesso deve passare qua lei, vero? Con tutto lo spazio che c'è sulla spiaggia, lei deve passare qua ora. Grazie. Ok. Mi scusi, può non passarmi proprio sopra il fuoco? Cioè, non chiedo tanto, eh? Non mi sembra di fare questa richiesta incredibile. Cioè, guarda quanta carne. Vai, vai, un po' te la lascio, ma un po' ce la dobbiamo anche pappa noi. Oh, sicuramente per la questione cacca il bronto ci aiuterebbe tantissimo, nel senso, deve fare delle cacche veramente giganti quella bestia. Sono molto, molto tanto indecisa. Oh, mi sono portata presso i tetti, no! Ah, dannazione, ma io non volevo portarmi appresso i tetti. Ah, vabbè, tanto mi sa che devo tornare a prendere i narcotici, perché sì, me li sono dimenticata. Oh, sono una babbea. Ah, e non abbiamo acceso il fuoco. No, vabbè, ma dove c'ho la testa? Ma dove c'ho la testa? Ok. Mentre la carnina si cuoce lì, torniamo a casa. Ma dimmi te, ma si può essere così gnubbi? Ma che bella giornata che è oggi su Decenter. Non credevo. Ah sì, ci siamo presi un dodo mentre andavamo mentre andiamo verso casa. Ho visto questo dodo che è tipo strano. Vedete i colori che c'ha? Non capisco se è il sole che gli sta facendo questi effetti strani, arancione, un po' strano. Però mi piaceva troppo e quindi l'ho preso. Tanto ho detto, ne abbiamo già un botto, aggiungerne uno non dovrebbe farci tanta differenza. No, è troppo carino, lo volevo aggiungere alla collezione. Mi sa che ci facciamo un bel esercito di dodo noi. Tipo ne voglio una cinquantina. Oh, abbiamo anche il bronto vicino a casa, però mi sa che era... Oh, il sole, aiuto, non ci vedo. Bronto, non ti vedo tanto bene, scusami. Però mi sembra di ricordare che fosse tipo un livello 10, era un livello bassino. Invece quello là, nell'altra zona, 55. Sai con me, sai con me. Però no, dai, dai, il bronto mi sa che lo lasciamo per un bel po' più avanti, perché prima di andare con il bronto a sto punto io volevo per andare col T-Rex. Scusa, ma... Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Ecco, ho appena detto che bella giornata su Decenter e come al solito. Aspetta, cosa ho visto? Dodo, ti piazzo un attimo lì. Cosa ho visto dietro casa? Ma cosa ci fai tu qui? Quando sei arrivato? Da dove? Ma da dove? Ma sempre da lassù state cadendo. Cioè, qua non c'era mai un cacchio di nessuno. Improvvisamente stanno spuntando bestie come se non ci fosse un domani. Che livello è, mi scusi? Un livello 10, cioè mi sei anche inutile. La scimmia. Ciao scimmia, anche tu qui. Livello 7. Ma che carina scimmietta. Ciao. Ciao. E niente, scappa, vabbè. Sì, qua dietro si sta riempendo di bestie. Ogni volta che torniamo a dare un'occhiata c'è una bestia nuova. E vabbè, e vabbè. Allora, dicevamo, qualche narcotico ce l'abbiamo. Perfetto, almeno un paio. Qua ne avevo qualcun altro. Sì, ne avevo, ne avevo. Oddio, non penso me ne serviranno così tanti in realtà. Però, vabbè, meglio abbondare? Meglio abbondare, sì, dai. Non so se alla fine dovremo domesticarlo dove ci troviamo o se riusciamo a portarcelo a casa. Quindi, tra sapere e non sapere, mi piglio tutto e mi porto appresso il mondo.
Ah, ok, stavo per ripartire, mi stavo dimenticando l'unico motivo davvero per cui siamo tornati a casa, posare i tetti, vabbè. Ah, prendiamoci anche un po' di baccuccio, già che ci sia. Ups, già che ci siamo, così. Via il dente, via il dolore. E se dobbiamo addomesticarcelo lì, siamo già riforniti di tutto. Tanto la nostra Jo non gliene frega niente di tutto quello che ci portiamo appresso. Lei parte comunque che è una meraviglia. Sempre con la sua lentezza immane, però comunque si solleva da terra e non gliene frega niente. Brava Jo, così ti vogliamo. Ma qua ci sono uova. Di che sono? Ah, di pteranodonte. Davvero? Aspetta, la posso prendere senza che vi arrabbiate? Si arrabbiano gli pteranodonti? No. Zoptero non si arrabbia se gli rubi. Uia! Sì, si arrabbia tanto, si arrabbia tanto. Stavo scherzando, si è arrabbiato tantissimo. Scusi. Scusi, non avevo capito che si sarebbe arrabbiato così. Mi scusi, cavolo, poi è velocissimo. Aspetta. Aspetti, aspetti. No, non voglio ucciderla. Le ho rubato anche l'uovo. Ha perfettamente ragione. Ad arrabbiarsi! Dai, che me ne voglio andare. Non ti voglio uccidere. Dai, Ptero, ti prego, abbi pietà. No, niente, l'Optero non ci lascia in pace. Vabbè, così ci costringi, però. Scusa, scusa. Hai ragionissima, non avevo capito fossero proprio tue. Pensavo fosse di un Optero qualsiasi che se n'era già andato. Ah, ste battaglie aeree. Ste battaglie aeree, che brutte, che brutte. No, non riesco a governare bene. Jo, però difenditi. Jo, aiuto! Non vedo niente, non mi riesco a girare. Ascolta, facciamo così, stiamo a terra e lo colpiamo quando ci viene addosso. E dai, Ptero, abbi pazienza, scusaci. Ma se tipo ne andiamo molto molto in alto ci fa male? Ci riesce a raggiungere? Ci riesce a raggiungere? Guarda come cerca di acchiapparci! E ce la fa, e ce la fa! Ma ce la facciamo anche noi, ce la facciamo. Oh, perfetto, lì sei perfetto, Ptero. Scusa, hai ragionissima, ti ho rubato l'uovo, hai ragionissima. Abbi pazienza. Oh, guarda come precipita! Guarda come precipita! Boom! È finito mezzo sotto la sabbia. Il volo è stato talmente. Guarda, è rimasta fuori solo un'ala! È finito totalmente sotto la sabbia! Ma che schifo è! Ok, va bene, altra carnina per noi, chi si lamenta? Scusi, scusi, Ptero, lei ha ragione, era suo, l'ho detto! Mi sento in colpa! Però a parte sentirci in colpa non ce n'era un altro. Io ne ho visto un altro rosso prima. No. Ce n'era uno giallo e uno rosso. Vabbè. Se non sbaglio le uova, anche le uova dell'Optero ci dovrebbero aiutare a fare tipo le kibble. Sì, Jack, hai fame. Aspetta che abbiamo carnina. Adesso andiamo a recuperarci anche l'altra carnina che abbiamo messo a scaldare prima. Dov'era che avevo messo il fuoco? Mi sa di là, sì. Oh cavolo, non avevo visto la stamina. Non avevo visto la stamina. Siamo bassissimi di stamina. Aspetta, fammi arrivare almeno di là, fammi arrivare almeno di là. Poi ci poggiamo per riposarci, Gio, te lo giuro, ok. Oh. Sì, appena possibile mi voglio decisamente fare una base vicino. Ma guarda l'Optero che mi cammina sul fuoco, ma guarda l'Optero che mi cammina sul fuoco. Vabbè. Dodo, scappate, c'è un Dilo che vi insegue, è vero? Oddio, sì, ho visto un cadavere rotolare, sì, è un Dilo che si sta mangiando tutti i Dodo. Ah, un po' di carnina per noi. Eccoli. Ma. Ah, pensavo ci attaccasse pure questo. Ho detto, e che cavolo, sa che abbiamo rubato l'uovo a quell'altro? Non lo so. Fammi vedere. Sì, dai, Gio, ti prendo un altro po' di carnina e la mettiamo qui. Così mentre torniamo ce la passiamo a recuperare. Sì, decisamente la questione di mettere, di farci un po' di basi in giro per l'isola, in punti magari un po' strategici, non è una brutta idea, non è una brutta idea. Sicuramente ci aiuterà in queste occasioni in cui dobbiamo farci i viaggioni da una parte all'altra dell'isola. E tra uno spostamento e l'altro magari ci servono rifornimenti, ci serve fermarci per qualcosa. Sicuramente sì, molto utile. Gioco, perché ti blocchi ogni tanto? Lagga tantissimo. Ah, perché c'è il bronto. Ho notato che quando ci sono i bronto in zona, lagga tantissimo il gioco. Ah, guarda, lì c'è. No, non è un bronto quello. No, no, c'è quello che dà i colpi. Aspetta, come si chiami? Oddio, non mi viene il nome, ma porca miseria. No. È una questione di principio, devo ricordarmi come ti chiami. Diplodocus. Oh, il Diplodocus. Ogni volta che lo vedo mi sfugge il nome, non so perché. Fiora
Fiomia, ma voi non è che siete qua in zona, vero? No, eh? Devo per forza arrivare fino alla palude. Oh, speravo tanto tanto di no, ma veramente tanto tanto. Ah, vediamo se siamo di nuovo fortunati e troviamo cose interessanti qua. Fa vedere? No, in realtà no. Ascolta. Tra sapere e non sapere mi piglio tutto che la costruzione e la raccolta di materiali sta diventando una rottura di scatole. E almeno così qualcosina di pronto ce l'abbiamo. Come dicevamo, stavamo giusto dicendo che dovevamo farci altre basi. Abbiamo già due armadi e un cooking pot per riuscire a farcene un'altra di base. Ottimo, ottimo. Piccolina, ovviamente, però intanto, intanto. Ok, allora siamo in zona palude. Cerchiamo di stare attenti perché qua è pieno di bestie che strisciano e che rompono tanto le palle. Vediamo di individuare il nostro Fiomia nel più breve tempo possibile e andiamocene. Io qua vorrei starci veramente poco poco. Aspetta, aspetta, che forse ne ho già visto uno. Quello è un Fiomia. No, ho mangiato carne, ma vabbè. Mi sa di sì, fa vedere. È un Fiomia, sì, è un Fiomia di livello 10, però. Ce n'è altri in zona? No? Cosa vedo là? Una catina! Quella è figa! Non mi ricordo cosa. Oh, cavolo, produce qualcosa. Ops. Jack, ascolta, siamo in una zona veramente brutta per confondere i pulsanti e scendere ad cacchium volatile. Non facciamolo più, ti prego. Siamo in una zona troppo brutta. No, non deve risuccedere. È già successo che noi cadessimo da Clark, mi sembra. Sì, è già successo che noi cadessimo da Clark proprio in mezzo alla palude e vorrei evitare di ripetere la scena. Ah, lì ci sono quante cose che strisciano. Guarda lì, dilo e cose che strisciano. Ah, che cosa brutta, che cosa brutta. Fiomia, qua piccoli cuccioli, qua piccoli cagoni, dove siete? No, davvero, i Fiomia sono, se non sbaglio, su Ark sono messi appositamente solo per produrre cacca. Perché ne producono veramente in quantità industriali e a quanto pare è ottimo come fertilizzante la cacca del Fiomia. Quindi dobbiamo assolutamente procurarcene uno, ma se riusciamo anche due, perché no? Ho visto cose che si muovono, è una tartaruga. Mamma mia, che buio che c'è qua dentro. No, siamo troppo nel fitto della foresta, io non ci vedo una beneamata cippa. Inoltre il gioco continua a laggare malissimo e vorrei riuscire a recuperarmi. Ah, ok. La zona illuminata, eccola, perfetto. Fiomia che fugge! Fiomia che fugge! Da cosa fuggi? C'è un Fiomia che fugge. Aspetta, non fuggire, non fuggire, fammi vedere che livello sei. Fiomia, fermati, fermati, Fiomia. Lo possiamo prendere? Oh, ho visto un 40, mi è sembrato di vedere un 40, va bene. Va benissimo, va benissimo. Oh, che culo che l'abbiamo beccato abbastanza in fretta, dai, che culo. Ok, dai, bene, buono, buono, buono. Se è davvero un 40, ce lo portiamo nella nostra zona domesticamento, perché decisamente in mezzo alle paludi io non lo addomestico. Qualsiasi bestia che recupereremo qua in mezzo, cercherò di portarla sempre lontano da qua, perché, no, veramente i serpenti sono qualcosa di insopportabile e fastidioso. Non, no, 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 no. Vorrei tanto, tanto evitare di addomesticare bestie in questa zona paludosa. Gio, ma ti pesa tanto il Fiomia? No. No, 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 a peso siamo più che ok, non ci sono problemi, vedo che a Gio non gliene frega una cippa. L'abbiamo alzato il peso all'inverosimile, quindi ora riesce a trasportare veramente tutto. Allora, fammi vedere se possiamo appoggiarci 5 secondi qua, giusto per vedere. Ok, livello 40, sì, avevamo visto bene un livello 40, ottimo, contenta, contenta. Va anche abbastanza lento, quindi dovremo riuscire a fare tutte le soste. Ecco, e Gio caga. Aspetta, Gio, già che hai fatto cacca, dov'è la cacca di Gio? Gio, stai ferma. Gio, eccola la cacca di Gio, ok. E riprendiamoci il super cagone. È un maschio, sì, è un cagone, ottimo. Cagone, ti chiameremo cagone, ti chiameremo cagone, ovviamente. E beh, quale nome più adatto se non cagone?
Ok, dai, buono, 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 ce lo portiamo alla base, ce lo domestichiamo con calma e poi cercheremo di finire la serra. Ora vedo un po' se raccogliere i materiali fuori registrazione e terminare la costruzione della serra sempre fuori registrazione, oppure se cercare di fare il tutto mentre registro. Non lo so, ora vedo, è che mi richiede veramente tanto tempo raccogliere tutti i materiali. Caga mentre siamo in aria? No, aspetta, la cacca del Fiomia. Prendiamoci la cacca del Fiomia. Aspetta che ho visto tante formiche. Ma dimmi te che rompipolle che sono. Fiomia, ce ne andiamo da qua, scusami. Grazie. Ah, non ho recuperato niente di stamina. Però ho recuperato la cacca del Fiomia che è volata per aria. Buono, buono, sono contenta. Sono contenta. Cioè, incredibile, cioè caga in continuazione. Proprio anche mentre siamo in volo non gliene frega una cippa e questa caga. Ok. Ah, qualcuno di voi mi ha suggerito di costruire una fornace sulla testa di Batman, diciamo, sull'isolotto a forma di testa di Batman, in modo da rendere più facile la produzione del metallo. Vi dico la verità, io ci avevo pensato, in realtà la mia idea iniziale era proprio quella di mettere il nostro anchilosauro, quindi la nostra metallara, sopra la testa di Batman, insieme a una fornace, proprio sfruttarla in quella zona e basta, lasciarla lì forever. Il problema è che sulla testa del Batman mi sono comparse un sacco di bestie che strisciano, se non sbaglio le artopleure, e in più un botto di pipistrelli che ogni volta che mi avvicino mi fanno il culo. E di conseguenza non riesco ad attuare questo piano. Ora magari proviamo più avanti, per adesso no, voglio concentrarmi sulla fine della costruzione della serra. Però magari appena terminata, non lo so, vediamo. Magari vado a far fuori tutte le bestiacce e effettivamente attuiamo questo piano. Anche perché comunque per il futuro il metallo ci servirà comunque a pacchi, cioè dovremmo farci un botto di proiettili, un sacco di altre costruzioni, voglio costruirmi un sacco di altra roba, quindi ci serve comunque tanto metallo. Di conseguenza sì, forse potrebbe essere un'ottima idea andare laggiù a metterci una fornace. Questo c'ha un cerchio rosso intorno, ma è normale? Cioè lo fanno spesso di avere questa cosa intorno? Fammi vedere. Ci darà cose interessanti. Ma tipo, visto che hai l'alone rosso, ci dai cose più fighe. Fiomia, lei non si allontani, mi raccomando. Fa vedere. Ah, non posso accedere, devo... Ah sì, posso. No, non mi stai dando niente di interessante, abbi pazienza. Peccato, speravo fosse qualcosa di un pochino più faigo. Ok, cagone, dai che siamo quasi arrivati. Vedo lì la testa del Batman, appunto, di cui stavamo parlando. Ah, cavolo, però noi abbiamo la zona domesticamento tutta occupata da... dai dodo. Ah, non vorrei rischiare di colpirli per sbaglio e ucciderli, perché mi sa che quelli, se li becco con una freccia narcotizzante, non si addormentano, ma li faccio fuori. E io me li volevo addomesticare. Dove la mettiamo il Fiomia per addomesticare? Andiamo sull'isolotto. No, che poi ci va in acqua. No, ci serve comunque una zona recintata. Vabbè, la parte esterna della zona addomesticamento. Perché no? Tipo, io lo metto qui, il Fiomia. Vai tranquillo. Ok. Ci mettiamo giù. Ops, aspetta. Gira, ok. Ogni tanto mi fa le manovre strane. Ok. Ti devo mettere un attimo in passivo, piccola, abbi pazienza. Dove sei? Ah, sei già in passivo? Porca miseria, questa cosa è grave. Questa cosa è tanto tanto grave. Io mi devo ricordare di rimettere la nostra Jo in attaccaci tutto e tutti. Ok. Pronti partenza via. Tanto il Fiomia, se non sbaglio, scappa e non ci attacca. Vai, infatti. Ok. Due. Sì, infatti. Oh, poverino, guarda che gli rimangono le frecce attaccate al culo. Poverino, come mi dispiace. Scusa, Fiomia. Cagone, perdonami. Lo so, fa male, ma passa in fretta. No, sbagliato. Oddio, ci ho beccato un dodo. No. Ah, lì nell'angolino ti sei bloccato, va bene. E c'è andato giù. Ciao. Ciao, bel cagone. Mangiati tutto.
un po' di narcotici, sperando che non gliene servano poi tanti. E abbiamo già iniziato. Ah sì, mangi come un dannato? Quindi ti dovremo addomesticare abbastanza in fretta. Ottimo! Yupi, abbiamo anche il nostro cagone! E quello cos'è? Sì, sì, quello mi piace tantissimo, non vedo l'ora di pigliarlo. Fa vedere che livello sei. Non ti prendiamo oggi, mi sa, però. Dove sei? Ok. Livello, livello. Non l'ho visto. Oddio! Stai fermo, 2 secondi! Arr. Un livello 46, un dimorfo di un livello 46. Oh, ma che bellino. Però non ti attacco qua vicino a casa. Oh sì. No, 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 dai, dai. Ogni volta che sto domesticando una bestia, poi mi viene voglia di addomesticare qualsiasi cosa mi passi davanti. No, no, dai, no, no, non complichiamoci troppo la vita. Oh, però mi sta passando sopra casa. Dove? L'ho visto l'ombra. Io ho visto l'ombra. Dove sei andato? No, vabbè, sei nella zona addomesticamento. Vabbè. Ok, no, ragazzi, scusate, ma questo no, non posso lasciarmelo scappare. Allora. No, 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 sei qua, ormai sei qua e tu ci resti. No? Aia, mi sa che fa male se colpisce. Stai fermo, stai fermo. Oh, velò. Però. Aia, 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 fa malissimo. Aia. Dove? Mai che lo colpisco, mai che lo colpisco. Vabbè, no, ho capito, non ce la facciamo con te, vero? Ma sta fuggendo? No, no, non mi sta fuggendo. No! Arr, mi sta. Ok, colpito di nuovo. Ok. No, vabbè, si è. Mi è svenuto a fianco al Fiomia. No, vabbè. Joe, mi serve carnina, mi sa. Grande. Jack, lo so che c'hai sete, abbi pazienza. Noi abbiamo così poca carne. Aspetta, aspetta, ne avevamo altra di qua, mi sa. Noi avevamo tanta altra di qua, fa vedere. No, non avevamo altra di qua. Oh mio Dio. Oh, vabbè. Iniziamo a dargli queste due e poi cerchiamo di andare a recuperare l'altra. Mi sa che l'ho messa tutta nel frigo, dannazione. Vai. Vai, 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 super scala l'attacco. I dodo sono ancora un po' terrorizzati, forse. Eccoti, un po' di carnina, Lillo. Un po' di narcotici. Aspetta che ti vado a prendere l'altra carne. Aspetta che arrivo subito, arrivo subito. Vabbè, ragazzi, cioè, è entrato da solo e si è appoggiato nella zona addomesticamento. Era ovvio e palese che volesse farsi addomesticare. Cioè, non potevo deluderlo così, poverino. Sì, Jack, ora beviamo. Aspetta poco a poco che ci pigliamo un po' di carnina. Chissà se il pesce gli piace. Io provo anche col pesce, ascolta. Non me lo ricordo assolutamente, ma facciamo un tentativo. Tra l'altro, visto che dobbiamo andare ad addomesticare il T-Rex, prendere il Dimorphodon non è stata una brutta idea, perché se non sbaglio, guarda un altro dodo, guarda un altro dodo. Ma quanti cavolo ne abbiamo ancora in casa, oddio. Dicevo, non è stato malaccio acchiapparlo adesso, perché se non sbaglio, questo ci conserva la carne, giusto? E quindi ci dovrebbe velocizzare tanto tanto il lavoro. Nel senso che possiamo andare a raccoglierci un po' di primate da qualche parte, devo capire ancora bene dove. Ma tu sei già addomesticata? Sì, si è addomesticata! Scusami! Ti ho dato il narcotico, scusa! È già successo con i raptor, questa cosa è già successa con i raptor. Scusa, pucciola, scusa. Anzi, pucciolo. Scusami, scusami. Col muso che spunta da qua è bellissimo. Aspetta, aspetta che ti mettiamo. E guarda, e ha già fatto cacca. No, vabbè, e ha già fatto cacca. È fantastica questa cosa. Aspetta che ti metto la sella che abbiamo appena recuperato. Ragazzi, ma che episodio culo. Guarda culo, tra l'altro, guarda il culo del Fiomia. È un episodio culo in tutti i sensi. Cioè, ci serviva il Fiomia. Guarda come. È un maiale gigante, praticamente. È letteralmente davvero un maiale gigante.
cioè ci serviva il Fiommia per la cacca, abbiamo trovato la sella e subito un Fiommia livello 40. Adesso è 59, bello cagone, bello, ora ti do il nome. Dobbiamo andarci nel prossimo episodio ad addomesticare il T-Rex, il re del Cretaceo, e ci troviamo il Dimorphodon che ovviamente si va a appoggiare nella zona addomesticamento. Sono molto contenta, molto molto contenta, ogni tanto ci va bene. Non voglio dirlo troppo forte, ma ogni tanto sembra andare tutto bene, incredibile. Oh, guarda quanti dodo, guarda quanti! Ci addomesticheremo anche tutti questi. Sarà una strage, cioè quando li prenderemo a pugni vedrai fuggi fuggi generale. E questa si è mantenuta i suoi colori, sei femmina, sì. È tipo arancione, un rosato un po' strano, un po' strano. Meno male che il Dimorphodon è caduto qua vicino nell'angolino, così lo becco subito, perché altrimenti sarebbe stato un casino a reindividuarlo. E fa anche abbastanza in fretta da domesticarsi. No, vabbè, ma io sono troppo tanto contenta. Ma che succede? No, in realtà un po' mi spaventa questa cosa, perché se adesso sta andando tutto bene, vuol dire che nel prossimo episodio, quando dovremo cercare il T-Rex, sarà una cosa assoluta, cioè sarà assurdo. Sicuramente ce ne capiteranno di tutti i colori. Cioè, come minimo, cerchiamo di addomesticare un T-Rex e niente, ci arriva il gigantosauro da qualche parte, ci spunta all'improvviso. Lo so già, lo so già. Ripeto, Ark non dà niente per niente. Se vi fa avere un episodio positivo, vuol dire che ne capiteranno altri mille, con le sfighe incredibili. Quante uova! Ma guarda quante uova che ci stanno lasciando qui! No, vabbè, abbiamo un sacco di uova. Questi dodo ci stanno facendo veramente tante tante uova. Ottimo, ottimo. Cacca, è piccolina, ma non importa, la prendiamo. Dai che ci siamo quasi, manca poco poco. 97% abbiamo fatto, ma dai. Altra cacca. Sì, sarà. Questo è l'episodio della cacca. Vedo cacca sotto giù, vedo cacca sotto giù. Ops, no, no. Cos'è? Ah, il Dimorphodon, aspetta, aspetta. Per ora ti teniamo così. Aspetta che ho visto la cacca. No, prima che sparisca. Eccola. Ok. Altra cacca. Ah, quella è mia, mi sa. Che l'ho fatta prima, ho premuto il tasto sbagliato. Sì, è mia. Dov'è Dimorphodon? Ciao! Ciao, Pucciolo! No, che figata che sei! È vero che si poteva prendere sulla spalla, mi ero dimenticata. No, vabbè, che figo! È rosso, c'è la testa rossa! E Jack, la barba? Ah, ok. Era sparita per un attimo la barba. Ma dai, è troppo stiloso, mi piace tanto, tantissimo! Bene, 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 tutto molto molto bene. Oh, ok, ok, ok. Allora, adesso ci portiamo a uova. Niente, la raccolta, siamo diventati dei contadini modello ormai. Ci manca finire la serra e l'aia e poi saremo veramente dei contadini modello. Ok, allora, mettiamo... Chiudiamo la porta, sennò i dodo ci fuggono. Portiamo... Portiamo il nostro... altra cacca. No, vabbè, fantastico. Devo andare a recuperare un altro Fiommia perché ci aiuterà veramente tantissimo con la nostra serra. Sì, devo passare di qua io, ok. Lo voglio mettere proprio a fianco alla serra, il cagone. Così spostiamo direttamente la sua cacca. Ops, no, siamo rimasti buggati. Siamo... ok. Oddio, mi ero rimasta incastrata sul dino. Il Fiommia. Che verso fa? Ok, guarda, mettiti col culo proprio qua, ecco. Così, appena fa cacca, noi la raccogliamo e la buttiamo qua dentro. Ci buttiamo già tutta la cacca possibile. Ah, qua non ce ne sta più. Ok, la mettiamo qui. Ok, ci manca un po' di paglia, mi sa. Sì, ci andiamo a recuperare un po' di paglia. Ah, nome, nome. Aspetta, certo. Non vi... Oh, mi confondo sempre. Cagone! Ecco, è appena fatto cacca. Ti prego, dimmi che come ti ho dato il nome tu hai fatto cacca. Ti adoro. Cioè, appena l'abbiamo chiamato cagone, ha cagato subito. Lo adoro, io adoro questa bestia. Ok, direi che cacca ne abbiamo in abbondanza. Ci serve paglia ora. Altra cacca! Ma non è possibile, ma quanto caghi! No, non credevo davvero così tanto, ma caghi veramente tantissimo.
andiamo a recuperarci subito tutta la paglia possibile e immaginabile. Ci serve. Oh, ci serve poter avere tanti, tanti narcotici. Ok, allora un pochino di paglia recuperata. Andiamo subito a mettere nel sistema di compostaggio. Nel frattempo hai fatto altra cacca? No. Vabbè. Vabbè, non è che poverino ogni 2 secondi proprio, però quasi quasi. Questa è poca cacca, quindi mi sa che sfruttiamo lo slot per metterci altra paglia. Ok, allora qui piano piano stanno crescendo le piantine. Qui abbiamo anche già messo questo cos'era? Aspetta, 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 il grano, tipo, no, il mais, sì, dovrebbe essere tipo mais. Qui le carote e poi piano piano finiremo anche di riempire questi appezzamenti di terra. Va bene, allora, mi sa che per oggi la chiudiamo qui perché è di nuovo stato un episodio lungherrimo. Registro sempre tanto tanto, forse troppo. Vabbè, non lo so. Ok, allora so che durante l'episodio mi sono persa un sacco di cacca per strada, ma vabbè, vabbè, dai, è che ogni tanto mi distraggo. Jack, io e Jack ci distraiamo molto molto facilmente, soprattutto mentre registriamo, ma non importa perché con il nostro cagone adesso questo non sarà più un problema. Sì, ci farà tantissimi quintali di cacca. Guarda, manco a dirlo, manco a dirlo. Altra, altra, bella, bella. Puzzolente, puzzolente, ma utile, utile, utile. Ok, mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere anche nei commenti che cosa ne pensate, se avete altri suggerimenti. Non dimenticatevi di iscrivervi, mi raccomando, per non perdere le novità. E condividete, condividete il canale, condividete gli episodi, che stiamo crescendo sempre di più, arriveremo a 100 in un batter d'occhio, ne sono sicura. Dai, dai, condividiamoci tutto, condividiamoci tutto. Va bene, vi saluto qui, un bacione da Ember the Gamer, un abbraccio, buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, buona mattina, non lo so, dipende da che ora vi guarderete questo video. E noi ci rivediamo al prossimo episodio, ciao!